Buonasera, buon mercoledì sera. Eccoci qua, stiamo per iniziare al solito questa lezione di circuit. Allora, intanto facciamo un po' di prove. Sì, dovreste vedermi. Ok, come va? Come state? Spero bene. E purtroppo, quasi sicuramente, le palestre resteranno chiuse anche a marzo, quindi continueremo così. Ahimè, purtroppo. Che dire, non ci sono parole per spiegare questa situazione, però pazienza, ci adattiamo. E niente, cosa faremo oggi? Al solito circuit, quindi un esercizio per volta. Grazie. Un esercizio per volta. Saranno 9 esercizi in cui coinvolgeremo parte superiore, parte inferiore ed addome, alternati ovviamente, e lavoreremo sui tempi, quindi 45 minuti e secondi di lavoro come la scorsa volta e 15 secondi di recupero. Quindi tutto sarà ripetuto 4 volte, quindi 4 circuiti da 9 esercizi. Ovviamente all'inizio ci sarà sempre la nostra fase di riscaldamento e stretching finale. Come vi ho scritto nella descrizione, ciò che serve è solamente un tappetino e 2 bottigliette d'acqua. A breve iniziamo. Grazie Anna, grazie. Aspettiamo giusto 2 minutini, ma vi vedo che già siete parecchi connessi. Ripeto, quindi un circuito, 4 circuiti da 9 esercizi, alternando parte superiore, parte inferiore, addome. 45 secondi di lavoro e 15 secondi di recupero, ripetuti 4 volte. Io direi che possiamo iniziare, quindi metto la musica. Ok, posizioniamoci sul tappetino. Iniziamo marcia sul posto. Step
4, 3, ginocchio, dietro. Facciamo una V a terra. Quattro, tre, vai da capo su. Quattro, tre, ginocchio dietro. E stop, marcia, marcia leggera sul posto. Grazie, ma che carini, grazie. Allora, marcia, marcia, marcia. Adesso facciamo il nostro solito riscaldamento più intenso, quindi facciamo un po' salire questa frequenza cardiaca e vai! Olè! Vai, 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 vai! Che ci prepariamo. E vai, ginocchio su. Vai, skip. Forza. 4, 3, calciata dietro. Vai che ora c'è un cambio. 4, 3, calci avanti. Vado su, prendo l'aria, vado giù, fuori l'aria e mi preparo. Vai, corsetta veloce. Vai, vai, vai. Forza. 4, 3, decelleriamo. Respiriamo, riportiamo i nostri battiti a una frequenza un po' più normale. Ok, allora. Come va? Fase di riscaldamento finita, quindi adesso manubri o bottigliette d'acqua, iniziamo
gli esercizi alternati, parte superiore, parte inferiore addome. Quindi iniziamo col primo, scusate, non servono. Allora facciamo squat e calci frontali, ok? 45 secondi, pronti? Vai! Forza, stringiamo i glutei. Attenzione alle ginocchia che non devono superare la punta del piede. Vai! Siamo a 27 secondi. Vai, vai, questo qua un po' a volte mi fa scherzetti. Forza, forza! Siamo a 25 secondi. Secondi. Si nota la differenza con la scorsa settimana. Siamo a 35 secondi. Formi con me una perpendicolare, ok? Tra gamba e pavimento. E tra gamba e coscia anche. Angoli di 90 gradi. Vai. Vai, vai.
bicipiti e alzate laterali, ok? 3, 2, 1, vai! Sempre attenzione che le braccia non superino la linea delle spalle. Forza! Ciao a tutti, ciao! Ciao Leti, ciao Ane, ciao Manu, ciao Ste! Vai, vai, vai! 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat, gomito, ginocchio al petto, gomito, ok? Questo. 3, 2, 1, vai! Vai! Forza, forza, forza! Vai! Stiamo finendo il primo giro. Forza, siamo a 37 secondi. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, plank sui gomiti. Lo conosciamo tutti, quindi sul tappetino. Ok, 3, 2, 1, vai! Contraiamo i glutei, quadricipiti, addome. Respira, respira. Fa caldo. Vai, forza. Resisti, resisti. Vai, continua. Stop, recupero 15 secondi. Ultimo esercizio del circuito. Spinte con manubri pettorali, quindi ci mettiamo decubito supino e vai! Sempre 45 secondi! Forza! Grazie Cri. Vai. Questo è il movimento che ho fatto a terra. Ok. 4, 3, 2, 1, stop. Primo circuito finito. Iniziamo il secondo. Aspettiamo. Ok. Vai, iniziamo il secondo, 3, 2, 1, squat e calcio, vai! Vai! 4, 3, 2, 1, stop! Prendiamo i manubri o le bottigliette d'acqua e vamo! Bicipiti martello,
e spinta in alto, ok? 3, 2, 1, vai! Uniamo piuttosto che fare così, l'esercizio è ancora più efficace. Ok, vai. Forza. Ok, 3, 2, 1, stop. Adesso c'era passo laterale in mezzo squat. Questo, ok, semplice, quindi 3, 2, 1, vai, mezzo squat, vai, 45 secondi, go, sì. Forza, vai. Secondi. Siamo a 30 secondi. Cosa c'era adesso? Squat con ginocchio
ginocchio al petto e tocco il gomito, ok? Quindi ripetiamo, 4, 3, 2, vai! Sappiamo bene che non è quello che ci fa dimagrire, attenzione. 3, 2, 1, stop, plank sui gomiti. Quindi andiamo sul tappetino. Vai, respira. Siamo a 25 secondi. Resisti, resisti, resisti. Mancano 10 secondi. 4, 3, 2, 1. Ci solleviamo. Avevamo le spinte. Pettorali. È entrata la gattina, scusate. Ok, andiamo sul tappetino e via. 1 2, vai, 45 secondi. Forza, forza, siamo a 25 secondi, vai, 30, frontale, vai! Forza! Vai, resisti! Vai! Ciao Maura! Respiriamo, recuperiamo. 3, 2, 1, vai! Vai, forza! Peccato non potervi vedere. Ok, mancano 10 secondi. Passo laterale.
squat. Ok? Sempre glutei contratti. 3, 2, 1, forza! Non sovraccarichiamo però sulle ginocchia. Ok? Cioè andiamo sempre indietro col bacino e contraiamo i glutei, non carichiamo sulle ginocchia. Se no, l'effetto è totalmente opposto a quello che dovrebbe essere. Vai! Vai, vai, vai! 4, 3, 2, 1, stop! Quarto esercizio era kickback, ok? Quindi gambe leggermente aperte, larghezza spalle, schiena inclinata, testa in linea. 3, 2, 1, vai! Sempre gomito fermissimo. Forza! Vai, 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 vai! Vai, resisti! Mancano meno di 10 secondi. 3, 2, 1, stop, recuperiamo. E passiamo al quinto esercizio. A fondo dietro, alternato, ok? 3, 2, 1, vai! Siamo a 36 secondi, forza! 3, 2, 1, stop! Ok, adesso avevamo bicipiti alzate, che in realtà avevamo prima, solo che mi sono confusa. Quindi curl, bicipiti e alzate laterali, ok? 3, 2, 1, vai! Mancano due esercizi oltre questo e iniziamo l'ultimo circuito. Vai, resisti, resisti. Dieci secondi. Recuperiamo e ci prepariamo per il plank sui gomiti.
Vai, vai, vai! Meno di 10 secondi. Ok, 4, 3, 2, 1, recupera. Ultimo esercizio, spinte pettorali sul tappetino, quindi. Ok, quindi 4, 3, 2, 1, vai! Ok, 10 secondi. Stop! Terzo circuito completato. E ci resta l'ultimo. Come state? Non mi date segnali, quindi immagino che starete lavorando. Bene, iniziamo. E vai, squat, calcio frontale. Forza. Vai. 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 Non mollare. Vai, vai, vai! Vai! Quattro, tre, due, uno, stop! Recuperiamo e adesso abbiamo passo laterale in mezzo squat. Ok? 4, 3, 2, 1, vai! Forza, resisti! E vai! Tu! Ne mancano 10. Forza, forza, forza. Stop. Recupero, prendiamo i manubri. E avevamo il kickback. Ok? Quindi pieghiamo le gambe. Schiena inclinata, testa in linea. Vai.
gomito fermissimo. Vai! Forza! Su! Vai, vai, vai! Forza! Mancano 10 secondi. Ok, vabbè, ormai dovreste saperlo a memoria. Vai! Vai, resisti! Mancano 10 secondi. Siamo a 25 secondi, stiamo finendo. Forza! Vai! Stop! Stop! Ci prepariamo allo squat con il gomito al petto, ok? 3, 2, 1, vai! Stiamo finendo! Mancano gli ultimi due. Vai. 3, 2, 1. Stop. 15 secondi di recupero. Ci prepariamo al plank sui gomiti. Quindi tappetino. Vai, vai, vai. Respira. Vai, stiamo finendo. Dieci secondi mancano. Vai, forza. Stop. Ultimo esercizio. Manubri. Ci mettiamo dei cubiti supini, quindi distesi sul tappetino, e finiamo. 3, 2, 1, vai!
Non so cosa sia successo, a volte questi video si bloccano. Comunque siamo a 40 secondi, quindi 4, 3, 2, 1, stop! E per oggi abbiamo finito. Adesso ovviamente ci facciamo i nostri ultimi minuti. Come va? Spero bene, non so se il video si sta bloccando, mi dà dei segnali strani. Boh, comunque, allora, come va? Com'è andata? Spero bene, spero che siate abbastanza stanchi. Ok, allora, adesso ci possiamo preparare a rilassarci un attimo. Quindi mettiamo una musica un po' più adatta e ci stendiamo sul tappetino. Portiamo una gamba al petto, una coscia al petto, scusate. Vai, cambio. L'altra gamba al petto. Ok. Adesso pieghiamo le ginocchia, accavalliamo la gamba sinistra sulla coscia, sulla gamba destra sulla sinistra e trazioniamo. Allunghiamo il gluteo destro, 15 secondi così. Cambio gamba, quindi adesso accavallo la gamba sinistra sulla coscia destra, stessa cosa, allunghiamo il gluteo sinistro. Poggio un palmo della mano, l'altro, una pianta del piede, l'altra, e srotolo una vertebra dopo l'altra, molto lentamente, anche per evitare dei capogiri. Allunghiamo il tricipite destro, nel mio caso. Cambio. Stendiamo le braccia verso il soffitto, ci incliniamo. Cambio. Cambio. E facciamo 3 respiri. Grazie mille, spero vi sia piaciuta questa lezione e ci vediamo presto. Vi invito ovviamente sempre a seguire tutte le altre dirette del Centro 01 dei miei colleghi e vi mando un bacio, vi auguro una buona serata e a presto, ciao!